A tutti, ben arrivati qui in Ispra. Io sono Elvira Gatta e lavoro nell'area educazione e formazione ambientale del Centro Nazionale Educazione e Formazione Ambientale, sistema bibliotecario dell'Ispra. Quest'oggi vi do il benvenuto anche per conto del Presidente, il Dottor Laporta, che purtroppo per un impegno non è potuto essere qui presente quest'oggi, ma comunque ci teneva molto a dare il benvenuto a tutti voi che iniziate quest'anno insieme agli studenti che riceveremo nella mattinata di domani i percorsi di alternanza scuola-lavoro che sono stati organizzati dagli esperti dell'ISPRA in collaborazione con i vostri tutor, i tutor di ciascun istituto scolastico. Inizierei facendo una breve presentazione dell'ISPRA affinché diciamo, sappiate e conosciate alcune cose fondamentali che riguardano il nostro istituto. L'ISPRA è stato istituito nel 2008 ed è un ente pubblico di ricerca. Nasce dalla fusione di tre enti di ricerca, l'APAT, l'ICRAM e l'INFS, che appunto si sono uniti pur mantenendo ciascuno le proprie competenze in un'anima unica e quindi poi andandosi a fondere per le funzioni che vengono svolte. Come potete leggere, è un ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Ha un'autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, quindi è un ente che ha un'autonomia a tutto tondo. È comunque sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e infatti il Ministro si avvale delle capacità, delle funzioni che esplica l'ISPRA per il perseguimento delle proprie attribuzioni. Proprio per svolgere le proprie funzioni, poi l'ISPRA riceve direttive che vengono emanate dal Ministro dell'Ambiente. Questo istituto ad oggi conta oltre 1.200 dipendenti, quindi è una struttura molto grande che ha tra l'altro diverse sedi. Abbiamo sedi su Roma, ma anche a Venezia, Ozzano dell'Emilia, Palermo, Chioggia. E mi piace comunicarvi che questi percorsi di alternanza scuola-lavoro quest'anno hanno coinvolto anche studenti della sede di Ozzano dell'Emilia e di Chioggia. Le competenze dell'ISPRA sono molteplici. Qui ho fatto un breve e schematico riassunto. Andiamo dalla materia degli agenti fisici, ai rifiuti, alla biodiversità, al suolo. E tra le altre competenze abbiamo anche quella della diffusione della cultura ambientale. Questi percorsi di alternanza, così come altre iniziative di formazione e di educazione che in ISPRA vengono organizzate, mirano appunto a divulgare presso voi studenti e attraverso voi anche alle vostre famiglie e comunque a tutta la comunità, il principio della sostenibilità e della cultura ambientale. Nel 2017, grazie all'entrata in vigore della legge 132-2016, è nato il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. Questo sistema nazionale è costituito, oltre che da ISPRA, anche da 19 agenzie regionali e due agenzie provinciali, quelle delle APA di Trento e di Bolzano. L'ISPRA all'interno di questo sistema svolge una funzione importantissima, ovvero quella di indirizzo e coordinamento tecnico affinché vengano rese omogenee ed efficaci le azioni conoscitive di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, del supporto alle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Qual è la funzione di questo sistema nazionale di cui ISPRA appunto ha il coordinamento tecnico? La funzione è quella di perseguire obiettivi di tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo e in linea generale di tutto ciò che va a garantire quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali. Si tratta di principi previsti dalla stessa Costituzione. Questo è il logo ISPRA che sta a rappresentare la particolare caratteristica del sistema. Tra
perché è un sistema a rete in cui ciascuna cellula deve collaborare e condividere informazioni e attività per il raggiungimento diciamo dei fini e degli obiettivi che l'intero sistema si è posto. A questo punto passerei la parola alla dottoressa Antonietti, perché io la riprenderò successivamente proprio per dare inizio alla giornata di presentazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro che vengono avviati oggi, di cui all'ultima slide che adesso avete visto, ma che dopo diciamo riprenderò per entrare proprio nel merito della mattinata. Buongiorno, io sono Daniela Antonietti, non so se funziona il microfono. E sono la responsabile dell'area educazione e formazione ambientale, che è l'area poi che in collaborazione con le unità tecniche dell'istituto progetta e porta avanti i progetti di alternanza scuola-lavoro, oltre alle altre attività. Volevo darvi una breve panoramica su come è organizzato il nostro centro e cui si collocano diverse attività coordinate da tre diverse aree. Il nostro centro è il Centro Nazionale per l'Educazione, la Formazione, le Reti Bibliotecarie e Museali per l'Ambiente e si compone di tre aree: l'area Educazione e Formazione Ambientale, l'area per le attività museali e l'area Biblioteca. Vi illustrerò brevemente le attività che svolgono le tre aree. Per quanto La biblioteca, la biblioteca è un servizio del nostro istituto che fornisce appunto servizi sia all'utenza interna che esterna all'istituto attraverso l'acquisizione della documentazione tecnico-scientifica in materia ambientale, ma anche attraverso la gestione e la diffusione. La biblioteca ISPRA si pone come una tra le più complete a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda le scienze della terra, le scienze naturali e le tematiche ambientali. Il nostro consiglio è quello di utilizzare tutti i servizi della nostra biblioteca che potranno sicuramente esservi utili per il completamento del vostro percorso formativo qui in ISPRA. Naturalmente, oltre alla documentazione cartacea, potrete fare delle ricerche anche attraverso il catalogo online. L'altra area del nostro centro è quella relativa al museo, e quindi questa area tutela tutto il patrimonio museale appunto relativo alle scienze della terra e abbiamo diverse collezioni, sia geologiche, sia storiche e tecniche. Queste collezioni sono costituite da numerosissimi reperti fossili, rocce, marmi e minerali, che purtroppo però non sono visibili, non sono esposti al momento. Tuttavia, attraverso le pagine del sito internet di ISPRA è possibile consultare delle schede catalografiche relative agli specifici reperti del museo. Qui troverete anche altre informazioni relative ai progetti, cataloghi e quant'altro possa essere di vostro interesse relativo alle collezioni museali dell'ISPRA. E per entrare un po' più nel dettaglio di quella che è l'attività della nostra area, cioè l'area educazione e formazione ambientale, possiamo descrivere le attività svolte dalla nostra area come un punto d'incontro tra tutte quelle che sono le attività di ricerca, controllo e monitoraggio svolte dal nostro istituto e la loro traduzione invece in conoscenza e consapevolezza. Noi facciamo proprio questo, attraverso i corsi di formazione ambientale, attraverso le iniziative, i progetti di educazione ambientale e attraverso i percorsi di alternanza formazione e lavoro cerchiamo di promuovere un approccio più responsabile e informato nei confronti dei problemi ambientali. Brevemente, i corsi di formazione che noi sviluppiamo sono rivolti prevalentemente ad esperti del sistema agenziale e di altri enti pubblici di ricerca. Abbiamo però realizzato anche percorsi formativi rivolti ai docenti dei diversi ordini e gradi. Queste attività di formazione naturalmente sono sviluppate e realizzate sempre in collaborazione, in stretta collaborazione con le unità tecniche del nostro istituto. Proprio per rafforzare questo senso di collaborazione all'interno del sistema nazionale, come diceva la dottoressa Gatta, è stato istituito anche un gruppo di lavoro interagenziale sulla formazione, per dare forza a questo aspetto appunto dell'accrescimento delle competenze tecnico-scientifiche in campo ambientale.
Questi sono alcuni esempi delle attività che noi facciamo e le realizziamo sia attraverso la piattaforma e-learning, sia in presenza che sul campo. Uno dei progetti di alternanza scuola-lavoro che sarà attivato in questo anno utilizzerà anche la piattaforma e-learning. Brevemente, appunto, questi sono i corsi di formazione ambientale che sono previsti per il 2019 e, come potete vedere, sono tematiche molto specialistiche che però spaziano nei diversi ambiti, quindi andiamo dai software per l'analisi statistica fino agli aspetti relativi alla balneazione o all'accreditamento per le prove di laboratorio secondo la norma 17.025. Qui ci sono alcuni esempi di percorsi formativi che abbiamo realizzato per le scuole. Allora abbiamo realizzato un percorso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole primarie sul marchio Ecolabel, un corso di formazione rivolto a tutto il personale scolastico per in qualche modo sensibilizzare al rischio di natura fisica, chimica e biologica che possono essere ai rischi di natura fisica, chimica e biologica che possono essere presenti nell'area interna delle scuole e dei corsi di formazione relativi invece ai regolamenti REACH e CLP relativi appunto all'utilizzo consapevole delle sostanze chimiche. Per quanto riguarda l'altra attività della nostra area, è quella di educazione ambientale e come diceva anche la dottoressa Gatta, quindi il nostro scopo è quello di promuovere una cultura ambientale orientata alla sostenibilità, e questo lo facciamo attraverso la realizzazione di iniziative e progetti che sono rivolti a diversi target e su diverse tematiche ambientali anche di carattere trasversale, e attraverso la partecipazione a diversi progetti sia nazionali che internazionali in collaborazione anche con altri enti. Anche in questo caso è stato ritenuto importante attivare un gruppo di lavoro a livello di Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. E questi sono alcuni esempi di progetti realizzati in questi anni. E queste invece sono le iniziative di educazione ambientale proposte per l'anno scolastico 2018-2019. Anche qui vedete una grande varietà di argomenti, e quindi si va appunto dall'ambiente urbano alla biologia marina, insomma a diversi argomenti, e possiamo dire che comunque c'è stato un grande interesse da parte delle scuole, tant'è che sono 39 scuole che hanno aderito a questi progetti di educazione ambientale nel comune di Roma e nella provincia. L'altra attività, come dicevamo, di cui poi vi parlerà più ampiamente la dottoressa Gatta, sono i tirocini di formazione e i progetti di alternanza scuola-lavoro. I tirocini di formazione sono rivolti prevalentemente a studenti universitari o di scuole di alta formazione e sono volti quindi al completamento del percorso formativo, mentre per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, questa di oggi rappresenta appunto la seconda edizione, la seconda esperienza attivata per la prima volta nel 2017. Queste attività noi, soprattutto per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, il nostro istituto ha stipulato due convenzioni, una con il MIUR nel 2016 e l'altra invece con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. In questa convenzione riguarda non soltanto progetti di alternanza scuola-lavoro, ma anche attività di educazione ambientale e di percorsi formativi per i docenti. Ripasso la parola alla dottoressa Gatta. Allora sì, io volevo presentarvi solo l'ultima delle mie slide dove sono riepilogati i dati dell'esperienza che abbiamo svolto l'anno scorso per l'alternanza scuola-lavoro. Qui vediamo che l'anno scorso, anno scolastico 2017-2018, abbiamo attivato 11 percorsi di formazione e quindi formato 90 studenti. Sulle tematiche che leggete qui sotto, appunto, sono proprio varie: rifiuti marini, rumore ambientale, il mare, information technology nei processi aziendali, come organizzare gestione
gestire eventi istituzionali in ambito aziendale, in ambito, scusate, ambientale, e anche diciamo di questi 11 ce ne sono due che hanno avuto durata pluriennale, uno di 2 anni, quindi uno è anche in corso quest'anno e si è concluso in questi giorni, la presentazione da parte degli studenti del lavoro che avranno, lavoro barra formazione che hanno svolto qui in ISPRA, sarà presentato nella mattinata di domani, l'altro invece è un percorso di 3 anni e quindi vedrà la sua conclusione il prossimo anno scolastico. 90 studenti e parliamo di oltre 600 ore di formazione erogata. Quest'anno ci attestiamo su 16 percorsi di formazione, come dicevo prima, questi, tra questi 16 ne abbiamo anche alcuni attivati fuori, la sede, fuori le sedi romane, perché appunto abbiamo le sedi di Chioggia e la sede di Bologna che sono coinvolto e anche abbiamo un istituto scolastico a Lecce, il Virgilio Redi, che tra, tra l'altro questi 3 istituti che sono appunto il Virgilio Redi di Lecce, l'Istituto Veronese Marconi di Chioggia e l'Istituto Majorana Conner di Milano, questa mattina e anche nella mattinata di domani, questa mattina anzi, sono tutti e 3 in collegamento streaming con noi dalle rispettive sedi scolastiche, per cui ci stanno seguendo a distanza. Quest'anno 16 percorsi, 170 studenti e ci attestiamo su oltre 700 ore di formazione complessive. Detto questo, io comincerei a diciamo, passare la parola ai vari tutor ISPRA che appunto ci presenteranno ciascuno il progetto che hanno diciamo, programmato di realizzare in collaborazione con i vostri tutor scolastici. Allora. Allora, il primo progetto è quello curato da Fabio Baiocco e Maria Chiara Sole del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale e il titolo è Ispirazione, Citizen Science e Cambiamenti Climatici. Quindi io passo a loro la parola. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria Chiara Sole e qui con me c'è Fabio Baiocco e siamo entrambi tutor di questo progetto che siamo qui oggi a presentarvi, il progetto Ispirazione. E questo progetto nasce dall'esperienza positiva che abbiamo già fatto l'anno scorso con un altro liceo romano e quindi è una rivisitazione, diciamo, del progetto Ispirazione, anche se ovviamente abbiamo deciso di cambiare un po' le tematiche che saranno poi oggetto specifico del, del progetto. E, avete avuto già prima, ho visto una panoramica generale del contesto in cui ISPRA opera, io sarò brevissima semplicemente con alcune slide per farvi capire dove andrete ad operare, in particolar modo facendo riferimento al servizio in cui io e Fabio lavoriamo, che è il Sistema Informativo Nazionale Ambientale. Sì, dopo... Sì, allora, come vi hanno già detto, nel 2017 è nato l'SNPA, il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, che svolge tutta una serie di funzioni mettendo insieme varie componenti di quello che era il preesistente sistema. Tra tutte queste attività, ossia quelle ispettive di monitoraggio, di controllo delle fonti, dei fattori di inquinamento, l'attività di ricerca, nonché il supporto tecnico e scientifico alle attività degli altri enti, ve n'è una a noi particolarmente cara che è quella della raccolta, dell'organizzazione e della diffusione dei dati e della diffusione dei dati ambientali. Questo perché ovviamente nell'ambito del SINA ci occupiamo anche prevalentemente di queste attività. E il SINA quindi insieme ai PFR che sono i punti focali regionali e i SIRA, ossia il Sistema Informativo Regionale Ambientale, costituisce quella che è la rete SINANET, che quindi opera all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.
Nell'ambito del nostro servizio, quindi vengono gestiti i database ambientali, i sistemi GIS e ovviamente anche strumenti di digital mapping, grazie a una serie di software come ArcGIS e ArcGIS for Server, che servono per mappare ed accedere alle informazioni geografiche e a quelle appunto sullo stato dell'ambiente. Di fatto nel geoportale della rete SNPA, che viene gestita da ISPRA, è possibile accedere a tutta una serie di dati ambientali che sono suddivisi sulla base delle tematiche che vengono trattate. Sulla base quindi di questo contesto è stato costruito, ideato il progetto Ispirazione, che si basa proprio su queste competenze e gli strumenti in primis che sono presenti all'interno del SINA, nonché le competenze tecniche anche del personale che lo compone, che permettono quindi di coinvolgere i ragazzi su un'attività che prevede sicuramente l'utilizzo di strumenti anche GIS. E quindi il progetto punta a sensibilizzare ed educare i ragazzi alla sostenibilità e alle tematiche ambientali attraverso l'utilizzo del coding di sistemi informativi geografici. E quest'anno abbiamo deciso di soffermarci in particolare sull'impatto dei cambiamenti climatici sulle grandi città. Ovviamente nel nostro caso il caso studio sarà quello della città di Roma. E quindi alla fine del progetto l'obiettivo è quello di far acquisire competenze e capacità tecniche di base in ambito ovviamente GIS collegato all'ambiente. Il programma prevede tutta una serie di punti che posso però schematizzare nel dire che ci sarà una necessaria introduzione un po' più teorica su quello appunto che sono gli aspetti legati alla geolocalizzazione e l'introduzione ai sistemi GIS per la raccolta delle informazioni. Ma vi dico fin da subito che la parte teorica sarà immediatamente affiancata da quella pratica, perché queste sono cose che poi dopo si imparano semplicemente facendo. No, appunto abbiamo anche poco tempo, per cui dovremmo essere abbastanza veloci. E quindi Fabio ovviamente sarà il vostro tutor da questo punto di vista, la parte tecnica avrà la svolta da lui e io lo accompagnerò in questo percorso, ma vi farà vedere sicuramente appunto come accedere a questi strumenti e poi passeremo a raccogliere, ad analizzare alcuni dati sulla base di una serie di indicatori ambientali che individueremo insieme. L'obiettivo di base, abbiamo detto, è quello dell'impatto sulle città dovuto ai cambiamenti climatici, però abbiamo poi un'ampia possibilità di scelta e quindi anche sulla base delle preferenze dei ragazzi e quello che riusciremo poi a monitorare sul territorio raccoglieremo queste informazioni. Magari questa volta anziché raccogliere le cose negative raccoglieremo le cose positive, ok? Non tutto è sbagliato, non tutto va male, ma probabilmente nelle città, nei quartieri c'è qualcuno che si muove e comunque fa, e per cui sarebbe interessante mappare attraverso questi sistemi le cose positive e non quelle negative. Ok. Alla fine, verso la fine del percorso, farete anche con Fabio svilupperete un'applicazione che servirà proprio per il monitoraggio sul territorio e la raccolta di questi dati. Ed ecco perché ci piace anche dire che questo è un piccolo progetto di Citizen Science, perché permette di mandare sul campo poi i cittadini, in questo caso voi, a raccogliere dei dati che vanno a popolare dei database. Qui riassumo quindi brevemente che dopo questa panoramica sulle conoscenze e competenze tecniche necessarie si passerà poi alla raccolta e all'elaborazione dei dati sull'impatto dei cambiamenti climatici in città, attraverso appunto il monitoraggio sul territorio realizzando un progetto di Citizen Science. I dati che andremo a acquisire sono tramite appunto il sistema GIS e, come abbiamo detto, lavoreremo su dei dati che decideremo insieme e l'obiettivo tendenzialmente pensiamo di dividere i ragazzi in gruppi, come abbiamo fatto l'anno scorso, che è stato un metodo più semplice ed efficace per arrivare al risultato. Quello che abbiamo chiesto inizialmente di conoscenza di base da parte dei ragazzi è l'utilizzo di Excel, Word e Internet, che ovviamente sapete utilizzare tutti, invece per quanto riguarda gli strumenti più tecnici vi verranno spiegati e insegnati. Comunque tutti più o meno utilizzate strumenti social, per cui dovreste essere veloci in questo.
Questo è un breve esempio dell'applicazione che appunto ha fatto Fabio per la raccolta delle informazioni che farete insieme a lui anche quest'anno. E alla fine riporteremo i dati in un report finale. L'obiettivo sarà anche quello di far presentare ad ognuno il proprio lavoro e di diffondere il più possibile l'esperienza, che ci auguriamo sia positiva, anche di questo percorso insieme. Vi ringrazio, questi sono i nostri contatti e vorrei... Grazie. Vi vorrei chiedere di alzare la mano ai ragazzi del liceo Aristofane, perché dopo, ok, siete lì, perché dobbiamo metterci d'accordo sul primo incontro di febbraio, quindi magari nella pausa ci incontriamo un attimo. Grazie a tutti. Grazie a Maria Chiara e grazie a Fabio. Penso che sia trapelata, perché è stato spiegato molto bene, che questo progetto, ma come tutti gli altri a seguire, hanno un risvolto assolutamente pratico, perché tutti i progetti che mettiamo in cantiere sono finalizzati a far sì che voi studenti possiate, diciamo, toccare con mano quello che è il lavoro che viene svolto qui, che viene svolto dai nostri tecnici, e che non rimanga quindi diciamo soltanto una conoscenza di carattere puramente teorico. Passiamo al secondo progetto. È Il Mare, un laboratorio di biodiversità, lo studio delle collezioni zoologiche a cura di Paolo Tomasetti e Monica Targusi del Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori, Area Biologia. Questo percorso formativo è dedicato agli studenti dell'Istituto Meucci di Roma. Dove siete? Meucci di Roma? Eccoli là. Ed anche all'Istituto... di Aprilia, ok, perfetto. Ed anche all'Istituto Virgilio Redi di Lecce, che come detto prima ci segue in streaming. Sì, buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti ai ragazzi, ai tutor, ai professori, professoresse. E come diceva Elvira, questo progetto, si sente? Sì, no, non è questo, è quell'altro. Sì, eccolo qua, ci siamo. Allora, come diceva Elvira, questo progetto coinvolge due scuole, perché insomma è stata fatta anche un'altra richiesta, c'è stata l'occasione di estendere questo progetto anche a una scuola di Lecce, che ha una sede sul mare, quindi trattandosi di un progetto che riguarda il mare, noi siamo stati ben contenti di aderire e accettare questa proposta. E il titolo è Il Mare, un laboratorio di biodiversità, lo studio delle collezioni zoologiche. Questo è un progetto che già abbiamo fatto l'anno scorso e di cui noi siamo molto soddisfatti. Non dovrei essere io a dirlo, ma secondo me è andato molto bene, forse anche troppo, perché alcuni ragazzi hanno manifestato propositi di diventare biologi marini e non so se questo poi sarà buono per loro. Allora, la nostra idea, quindi, perché abbiamo deciso di proporre questo progetto? Innanzitutto perché è un compito istituzionale dell'ISPRA, come diceva bene sia Daniele Antonietti che Elvira Gatta, questo è un compito che l'ISPRA deve fare. Però oltre a questo c'è, per quanto ci riguarda, un piacere di lavorare con gli studenti, il dovere anche di trasmettere una corretta informazione sulle tematiche ambientali che vengono trattate un po' da chiunque, a volte non sempre in modo corretto, e poi di avere un'interazione, quindi cercare di interagire con gli studenti e i docenti. Queste sono alcune foto del progetto dell'anno scorso, tanto per farvi vedere un po' come era strutturato e quello che succedeva. Quindi nello specifico, fornire un approccio corretto e concreto allo studio della biodiversità, perché anche qui si parla tanto della biodiversità, ma bisogna fornire anche delle nozioni per capire come si studia, quali sono gli strumenti, qual è la scienza che si occupa dello studio della biodiversità. E poi anche svecchiare, consentitemi di usare questo termine, perché proprio noi abbiamo deciso di partire da una delle cose che può essere considerata tra le più noiose, almeno apparentemente, ovvero le collezioni zoologiche, che sono quei barattoli con quegli esseri indistinti sotto formalina, sotto alcol, che non danno un'idea dinamica di studio di una scienza dinamica, mentre invece, cercando di approfondire questo tema, vedremo che da lì parte la biodiversità, da lì parte lo studio della biodiversità, quindi è fondamentale occuparsi poi anche di queste cose apparentemente noiose. Poi ovviamente, trattandosi di un progetto di alternanza scuola-lavoro,
quindi fornire strumenti di studio, in questo caso sulle collezioni zoologiche, e insegnare tecniche di laboratorio, quindi la parte pratica ha un ruolo prevalente in questo progetto. Quindi il progetto, eccolo qua, qui sono due diversi moduli, un modulo da 30 ore che è per il liceo Meucci di Aprilia, che è quello originario, il modulo originario, invece un modulo più esteso di 70 ore perché proprio c'è la possibilità di svolgere alcune attività in mare, quindi su questo plesso della scuola Virgilio di Lecce, che ha una sede, un plesso a Squinzano, quindi direttamente sul mare, hanno anche un laboratorio, quindi ci sarà possibilità di svolgere delle attività direttamente sul mare e lavorare nel loro laboratorio della scuola. Qui vedete anche qua alcune foto del progetto dell'anno scorso e uno strumento, per esempio Google Classroom, che abbiamo utilizzato con loro, anzi che loro hanno insegnato a noi, quindi qua per rientrare nell'interazione che noi abbiamo avuto con gli studenti, quindi loro hanno attivato questo strumento e ci hanno consentito di utilizzarlo. Quindi una piccola panoramica del progetto. Quindi l'oggetto è lo studio della biodiversità marina, attraverso cosa? Quindi il diretto contatto con gli organismi marini, quindi i ragazzi studieranno direttamente organismi marini che a Lecce campioneranno loro stessi, mentre invece per i ragazzi di Aprilia li forniremo noi già presi nei diversi progetti di studio e di ricerca che noi abbiamo. L'utilizzo di corrette metodologie scientifiche, poi la conoscenza delle principali tecniche identificazione, conservazione e catalogazione. E poi il prodotto finale sarà l'impostazione di una banca dati, in questo caso relativa alla collezione biologica, sul modello di quella già in possesso del laboratorio di ecologia del Bentos dell'ISPRA. A chi ha rivolto, vedete un po' a tutte le superiori, il numero studenti è 10-25, differente per i diversi progetti, e la durata anche è differente. Eccoci qua. Dove? Anche qua ci saranno due sedi. Uno sarà il polo laboratorio dell'ISPRA, in particolare la sede di Castel Romano, presso il laboratorio di ecologia del Bentos, mentre per l'altro progetto una parte sarà fatta nel laboratorio didattico del liceo Virgilio di Squinzano, Lecce. Quando il modulo di 30 ore prevede due incontri presso ISPRA, questo è il primo e poi ci sarà l'ultimo. Poi sono 5 incontri da aprile a maggio, un incontro presso la scuola e 4 presso il nostro laboratorio, quindi della sede di Castel Romano. E poi l'incontro conclusivo che avverrà sempre in questa sala al termine di tutti i progetti. Il modulo di 70 ore ovviamente ha più incontri e ce ne sono direttamente alcuni nel loro laboratorio ed altri sempre nel laboratorio di ecologia del Bentos di Castel Romano. Come è fatto il laboratorio di ecologia del Bentos? Giusto per darvi alcune indicazioni sulla logistica. Quindi si compone di 3 locali fondamentali. Quindi c'è un laboratorio umido per il trattamento dei campioni. Poi c'è il laboratorio principale, che è quello dell'osservazione e l'identificazione tassonomica. E poi c'è il laboratorio fotografico, in cui comunque si impareranno a utilizzare le tecniche di acquisizione fotografica e videofotografica associata alla microscopia. La strumentazione, ovviamente il nostro strumento principale sono i microscopi, sia ottici che stereomicroscopi, l'apparecchiatura videofotografica per microscopi e i manuali e le chiavi dicotomiche che ci consentiranno di studiare la biodiversità. Quale sarà l'oggetto del nostro studio? Sono gli organismi bentonici. Che cosa sono gli organismi bentonici? Sono tutti quegli organismi che hanno un contatto diretto o indiretto con il fondo, quindi sono organismi che voi conoscete benissimo andando al mare, quindi sono tutti questi qua che più o meno vedete in questi bei disegni. Perché si studiano questi organismi? Perché rappresentano degli ottimi indicatori ambientali delle condizioni ecologiche medie dell'ambiente, ovvero la loro composizione, la loro distribuzione, la loro morfologia ci dice molto sullo stato dell'ambiente in cui vivono, quindi se è inquinato, se è naturale, seminaturale. Quindi sono per noi uno strumento di lavoro fondamentale per lo studio della qualità dell'ambiente. Quindi discuteremo di tassonomia. La tassonomia in genere è vista come una cosa molto noiosa e spero che riusciremo a trasmettervi che in fondo non è così, perché comunque c'è stata in fondo anche una rivoluzione culturale sulla tassonomia, perché prima di Darwin la tassonomia era una scienza come un traguardo prefissato, ovvero l'identificazione di tutte le specie create. Perché si pensava che le specie fossero un numero definito, creato da Dio, e quindi bastava catalogarle e il lavoro era finito.
Dopo Darwin invece abbiamo capito che così non è, e quindi la tassonomia è diventata una scienza dai risultati infiniti, in quanto la biodiversità, voi sapete, quindi la catalogazione delle specie è una scienza in continuo divenire, si scoprono continuamente nuove specie, altre si estinguono, quindi quanto più dinamico esiste. Quindi le classificazioni, come diceva un grande biologo, Gould, le classificazioni sono teorie sull'ordine naturale, non un monotono catalogo compilato per evitare il caos. La tassonomia produce sempre un argomento da dibattere, e questo lo vedremo praticamente in laboratorio. Quando voi comunque farete un'identificazione tassonomica o parleremo di una specie, di un organismo, ci sarà da discutere, ne parleremo tra noi, perché comunque bisogna cercare di guardare tutti i differenti aspetti dal punto di vista scientifico, e sarà interessante, anche stimolante, sia per noi che per voi. Passiamo adesso all'aspetto un pochino pratico, quindi le scuole coinvolte. Quindi abbiamo il liceo statale Meucci, che già ha risposto prima, e gli studenti coinvolti saranno 10, ma forse anche qualcuno di più. Il tutor è il professor Roberto Tarrigone, e i tutor sono io e la dottoressa Monica Dargusi, che è seduta lì in seconda fila. E sono previsti quindi 5 incontri, da aprile a maggio indicativamente, quindi il primo incontro a scuola in cui verrà presentato il progetto e si daranno le prime indicazioni tecniche, e poi i 4 incontri presso il laboratorio di ecologia del Bentos di Castel Romano. Quindi questo è un'idea di calendario che comunque potrebbe anche essere soggetta a variazioni, proprio con, anche se il professor Tarrigone mi dice che va bene, quindi diciamo che può essere già una definitivo. Questi sono gli argomenti, più o meno quello che parlavo, non vi elenco tutto quanto. E comunque l'attività pratica si svolgerà, come detto, nel laboratorio di ecologia del Bentos. Il secondo progetto, quello più esteso, sarà svolto nel liceo Virgilio Redi di Lecce e nel plesso della scuola di Squinzano. Gli studenti sono di più, sono 25, il tutor è la professoressa Luciana Pancosta, che dovrebbe essere in collegamento con noi, i tutor siamo sempre io e Monica, perché il progetto è lo stesso, e gli incontri sono un po' di più, perché ovviamente le ore sono 70. Questa è sempre l'idea del programma, più o meno condiviso con la professoressa Pancosta, dovrebbe essere quasi definitivo, e quindi si svolgerà prevalentemente nel mese di marzo, quindi cominceremo a breve. Le competenze acquisite dagli studenti, quindi cosa impareranno praticamente loro, speriamo che, insomma, di riuscire a trasmettere tutte queste informazioni. Quindi l'utilizzo di laboratori scientifici per lo studio della biodiversità marina, l'utilizzo di strumentazione scientifica per l'osservazione e la catalogazione di organismi marini, cenni di videofotografia scientifica microscopica, gestione di collezioni zoologiche. Io spero poi che questo possa essere trasmesso anche nelle scuole e riescano poi a produrre, a creare delle collezioni. L'anno scorso è stato possibile, però insomma io confido che anche quest'anno potremo riuscirci. E anche la creazione di banche dati per la gestione di queste collezioni zoologiche. Quindi diciamo l'oggetto è la biodiversità marina e i macroinvertebrati marini, però tutti gli strumenti con cui poi si gestirà questo argomento saranno interdisciplinari per altri tipi di attività che si svolgono nei laboratori, quindi possono essere esportate per altre attività. Questa era la scheda di presentazione che ben conoscete, e io vi ringrazio per l'attenzione. Allora, il progetto successivo è sempre curato dal Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori, sempre area biologia, e i tutor sono Paolo Tommasetti, che avete appena conosciuto, e la dottoressa Chiara Maggi, che presenterà personalmente, diciamo, il progetto, però sono entrambi tutor di questo progetto. Passo la parola. Ti correggo solo perché non era biologia, ma CNLab, perché siamo due aree, area chimica e area biologia. No, no, ma figurati. Sì, ok.
Ok, allora, questo invece è appunto un progetto che nasce appunto dalla sinergia, come stavamo dicendo prima, tra le due aree, diciamo, del Centro Nazionale Laboratori, quindi l'area chimica e l'area biologia, e diciamo, gli studenti sono gli studenti del liceo Mamiani, che magari... Se, ecco, bravi, bravissimi, ok, laggiù, e, appunto, diciamo, ed è un progetto che diciamo, ha come scopo quello proprio di avvicinare gli studenti, soprattutto una certa, diciamo, tipologia di studenti, che sono licei, diciamo, gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, che diciamo, in termini proprio di attività pratica ovviamente ne fanno poca, proprio perché il loro corso di formazione di studi, diciamo, non lo prevede, e quindi l'obiettivo, diciamo, di questo progetto è proprio quello di cercare di avvicinarli a quello che invece è il mondo della ricerca e dei ricercatori, che quindi chiaramente richiede anche tutta una serie di attività pratiche. Relativamente a quali materie, diciamo, a quali argomenti? La chimica e la biologia, che diciamo certamente non sono quelle materie che proprio piacciono immediatamente agli studenti, certamente la chimica, ecco, io posso parlare certamente di più per la chimica, no? Non sono quelle materie che affascinano subito, ecco. E invece in realtà quello che noi vorremmo proprio, ecco, trasmettere, un po' anche come diceva Paolo prima, è invece il fatto che sono delle materie invece affascinanti e anche divertenti, per quanto vi possa stupire la cosa, diciamo, sono anche divertenti. E quindi qual è lo scopo? Lo scopo chiaramente è avvicinare gli studenti a questo mondo e aiutarvi anche a comprendere dei concetti e delle cose che magari non avete fatto chiaramente proprio in modo approfondito, e aiutarvi anche poi nel futuro, perché chiaramente adesso voi dovrete andare all'università in qualche modo, dovrete affrontare dei test d'ingresso banalmente, e quindi diciamo la speranza e il tentativo è anche quello di trasmettervi delle cose che vi porteranno, diciamo, più facilità nel superare chiaramente questo tipo di prova che dovete affrontare. Quindi che cosa andremo a vedere in particolare, appunto? Vediamo, aspetta, allora lo mettiamo qua. Andremo a, ma poi lo vedremo, diciamo, nello specifico nelle slide più avanti. Parleremo quindi chiaramente di microscopia e di, appunto, fotografia digitale, un po' quello che presentava Paolo nel progetto, diciamo, di prima. Quindi tutta questa attività verrà fatta presso i laboratori di biologia, però parleremo anche, appunto, di vetredria, attrezzature da laboratorio, strumentazione da laboratorio, in particolare più, diciamo, di tipo chimico. E quindi poi faremo anche esercitazioni pratiche di stechiometria proprio relativamente a diciamo, ai test che in qualche modo poi dovrete affrontare. Quindi diciamo, gli obiettivi, appunto, sono quelli che vi stavo dicendo, e dove faremo tutte queste attività? Le faremo, appunto, presso il Centro Nazionale Laboratori, in particolare coinvolgendo le due aree che vi dicevo, quindi i laboratori dell'area chimica e i laboratori dell'area biologica, e poi faremo chiaramente anche degli incontri invece presso la vostra scuola e altri qui, come quello di, diciamo, di oggi. Quindi, diciamo, di che cosa parleremo? Ecco, questo è giusto per darvi una panoramica, diciamo, in linea generale, no? La biologia, che argomenti di biologia verranno affrontati? Chiaramente si parlerà di cellule, e quindi, diciamo, di concetti di biologia molecolare e di classificazione, appunto, degli organismi viventi. Insomma, Paolo e chiaramente tutti, diciamo, i ricercatori che lavorano con Paolo poi vi faranno, no? Parleranno di tutti questi argomenti. Si parlerà di tassonomia, Paolo lo spiegava prima che cosa si intende per tassonomia, e quindi poi di biodiversità. I laboratori che saranno coinvolti sono i laboratori, diciamo, in generale dell'area biologia, che comprende una serie di laboratori differenti, ma nel particolare i laboratori, appunto, di ecologia del Bentos, che sono gli stessi che, appunto, Paolo in qualche modo vi descriveva prima nell'altro progetto. Per quanto riguarda la chimica, invece, di che cosa parleremo? Chiaramente inizieremo dalle basi, quindi i principi base della chimica, quindi partiremo dall'atomo, per poi passare a, ovviamente, il legame chimico, e quindi poi a dei concetti, diciamo, di base, come, appunto, acidi e basi, soluzioni, elettrochimica, e quindi faremo anche, appunto, delle esercitazioni di stechiometria.
Le esercitazioni pratiche dove le faremo presso i laboratori dell'area chimica che chiaramente diciamo sono diversificati e sono diversificati in funzione di diciamo di specifici analiti che poi vengono appunto analizzati e li visiteremo tutti e chiaramente poi faremo nei diversi laboratori delle esercitazioni pratiche e parleremo di questi inquinanti, di questi contaminanti che vedete qui appunto. Nello specifico, quindi andiamo un attimo nel dettaglio di quali sono appunto poi gli incontri. Allora, questo intanto è un progetto rivolto agli studenti appunto del liceo scientifico Mamiani, per un massimo di 20 studenti, ma mi sembra che siate di meno poi alla fine, forse un 12-13. Il tutor della scuola erano 12 infatti. Il tutor è la professoressa Ciraci, però che non so se c'è, ecco, ok, presente. E, appunto, diciamo, i tutor ufficiali, diciamo, siamo io e Paolo, ma poi chiaramente diciamo, lavoreranno con noi diciamo, tanti altri ricercatori, insomma, quindi a seconda dell'esigenza. E, complessivamente faremo 8 incontri e adesso li vediamo un attimo nel dettaglio. Allora, la prima giornata è molto vicina perché già parliamo del 4 febbraio in cui verremo presso la vostra scuola e quindi faremo una lezione di diciamo di 2 ore in cui in qualche modo io e Paolo vi spiegheremo il progetto e chiaramente inizieremo a fare un'introduzione diciamo agli argomenti di chimica e di biologia. La seconda giornata invece sarete voi a venire da noi presso il Centro Nazionale Laboratori, in particolare parleremo di chimica e quindi presso i laboratori dell'area chimica. Sarà una giornata lunga perché è una giornata intera dedicata diciamo appunto ai laboratori, quindi sono 7 ore e in questa giornata visiteremo tutti i laboratori diciamo dell'area chimica di Castel Romano, ma in particolar modo voi potrete mettere proprio mano diciamo alla vetreria che si usa in laboratorio, vi faremo vedere gli strumenti, diciamo i principali strumenti impiegati nell'analisi per la determinazione dei contaminanti. E poi faremo anche prepareremo anche delle soluzioni proprio appunto a titolo noto, acido base, eccetera. Insomma, quindi secondo me ci divertiremo un pochino diciamo con la chimica. E la terza giornata invece verrete sempre da noi a Castel Romano, parliamo del 22 febbraio, sarà di nuovo una giornata interamente dedicata diciamo con noi, ma presso i laboratori dell'area di biologia, quindi parleremo di biologia e quindi ecco inizieremo appunto Paolo con i suoi ricercatori vi farà vedere appunto quali sono le principali tecniche impiegate nei laboratori biologici, quindi abbiamo già parlato l'utilizzo di microscopici sia stereo che ottici e l'utilizzo appunto di software per le elaborazioni grafiche, si parlerà di anatomia di animali marini e chiaramente si visiteranno anche gli altri laboratori diciamo dell'area biologica. La quarta giornata invece, 27 febbraio, si svolgerà qui di nuovo da noi, quindi proprio in questa sede, diciamo, qui presso di noi, sarà dedicata all'argomento biologico, quindi biologia, e sarà una giornata dedicata proprio alla discussione di concetti base per la biologia molecolare, quindi quello che poi in qualche modo anche vi potrà servire per i test che dovrete affrontare poi appunto per l'università. Il 6 marzo ancora una giornata qui presso di noi, quindi qua proprio alla sede centrale ISPRA, e questa invece sarà dedicata alla chimica, quindi analogamente a quanto diciamo viene svolto nella giornata diciamo precedente che abbiamo visto, qui invece però parleremo di chimica, quindi i principali concetti base di chimica, quindi chiaramente chimica generale, chimica organica e ovviamente si parlerà di atomo in primis. La sesta giornata invece, e già siamo arrivati al 19 marzo, sarà presso di voi, quindi qua verremo noi da voi
ovviamente poi dovremo decidere, diciamo, gli orari, ma ragionevolmente il pomeriggio, insomma, chiaro quando finite, insomma, lezione, e si parlerà di chimica, quindi faremo attività relativamente alla chimica, quindi proseguiremo, diciamo, nelle nozioni di chimica, quindi parleremo di equilibri chimici, di acidi e basi, di legame chimico e di concetti, appunto, di elettrochimica, cercando di simulare, appunto, dei test scientifici. Questa giornata, ecco, che comunque è una giornata da definire, quindi poi la definiremo insieme al coordinatore, chiaramente, del liceo, è una giornata in cui voi dovrete organizzarvi per in qualche modo preparare, diciamo così, una presentazione, un lavoro, per farci, diciamo, capire un po' che cosa vi è rimasto, diciamo, di tutto questo lavoro che abbiamo fatto e di tutte queste giornate. Quindi sono 7 ore in cui voi, diciamo, vi dedicherete a fare questo, e chiaramente diciamo, sarà presso la vostra scuola, ovviamente, diciamo, come giornata. E quindi, ecco, appunto, preparazione di un elaborato per la presentazione finale. Quindi diciamo che alla fine di tutte queste ore formative, ecco, quello che ci piacerebbe che, appunto, poi a voi rimanesse è proprio in qualche modo questo amore per la scienza in generale, quindi anche per la chimica e la biologia, e poi, ecco, in qualche modo avvicinarvi proprio alle attività pratiche, ecco perché poi questo progetto si chiama Dal sapere al saper fare, perché chiaramente per voi il sapere è quello che vi è stato insegnato fino adesso, un liceo classico dove ovviamente, diciamo, non c'è un contatto con i laboratori, e il saper fare invece è proprio mettere mano sulle attività pratiche e quindi, diciamo, fare anche questa esperienza che magari vi può, appunto, poi indirizzare anche nelle scelte future del, diciamo, universitarie. E niente, ecco, ho finito, ecco, questo concludo. Allora, io ringrazio Chiara, che ha chiuso anche con una slide molto carina e simpatica con i Minions. Allora, a questo punto c'è un attimo di spostamento di programma, perché diciamo, al posto dell'intervento che era previsto ci sarà quello che era invece previsto dopo... No? No, mi rettifico, ok. C'è, allora, no, continuiamo secondo il programma, per cui adesso c'è il progetto intitolato Elettrosmog, misurare e dov'è? Analisi di matrici ambientali, ok, a cura sempre del Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori, area chimica, giusto? Area chimica. I tutor sono tanti, da Marco Pietroletti, Roberta Spaziani, Maria Teresa Berducci, Giulia Romanelli, Giulio Sesta, Isabel Mercatali, perfetto. E il progetto viene però presentato dalla tutor Isabel Mercatali. Gli studenti sono tanti, è l'Istituto Socrate, sono 25 studenti, e dove sono? Eccoli là, tutti là, perfetto. L'Istituto Socrate di Roma, e io lascerei la parola ad Isabel, che partirà con la sua presentazione. Buongiorno, benvenuti, grazie per l'attenzione e la pazienza che avete, capisco che a una certa ora c'è bisogno di un caffè, farò presto, saremo rapidi. Va bene? Allora, sono qui per presentare, appunto, il progetto sulle analisi delle matrici ambientali, e diciamo che lo scopo di questo progetto è quello di farvi conoscere un po' la determinazione dei parametri chimici e fisici attraverso un'analisi strumentale delle matrici di cui ci occupiamo, in particolar modo in ambiente marino, dell'acqua, del sedimento e del biota. E perché lo facciamo? Perché tutto questo è finalizzato per monitorare e controllare, appunto, l'ambiente marino. Una fase prettamente analitica che si svolgerà in laboratorio sarà preceduta da un campionamento sul luogo,
e dove si raccoglieranno i campioni che verranno successivamente analizzati e dopodiché, dopo l'analisi, ci sarà poi la valutazione dei risultati che otterremo. Ci rivolgiamo quindi sia ai licei classici che scientifici, sia agli istituti tecnico-industriali o comunque quegli istituti che a cui serve avere delle nozioni di chimica di base un po' più approfondite. Ci saranno circa 25 studenti per sessione per una durata di 40 ore. Quindi le finalità del progetto saranno quelle di fornire agli studenti le conoscenze per applicare delle tecniche strumentali e strategiche in modo da studiare e caratterizzare l'ambiente naturale. Come ho già detto, ci si suddivide in lezioni pratiche e teoriche, dove verranno valutate sia le matrici che gli analiti che andremo poi singolarmente ad analizzare. Ovviamente gli studenti coadiuvati dal personale di laboratorio apprenderanno, diciamo, un modo base per poter poi utilizzare le attrezzature scientifiche. Vediamo un attimo che cosa sono queste matrici ambientali, così ci rendiamo conto cosa andremo a fare. Sono quegli elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente e hanno lo scopo di fornirci quelle indicazioni che servono per caratterizzare un ambiente naturale. Quindi non sono altro che l'insieme di quelle strutture complesse dei vari stati della materia, lo stato solido, lo stato liquido e lo stato gassoso. A seconda ovviamente dell'analita che ricerchiamo e della risposta che vogliamo, sceglieremo quelle più adatte per noi. Nel nostro caso, poiché ci troviamo in un ambiente marino, sceglieremo l'acqua, il sedimento e il biota. Ovviamente è tutto finalizzato a un piano di monitoraggio, che è quello strumento che ci permette di valutare e controllare nello spazio e nel tempo quei parametri che ci definiranno una sorta di fotografia di una situazione ambientale. Proprio perché gli obiettivi del piano di monitoraggio sono verificare i trend evolutivi di aree che si presentano con particolari criticità ambientali, che sono soggette ad altro rischio di inquinamento e che presentano anche fenomeni stagionali particolari come i bloom algali. Serve anche a controllare le condizioni dell'ambiente che possono avere un diretto effetto sulla salute umana, e servono anche a verificare delle situazioni delle situazioni atipiche. E infine ci permette di controllare le eventuali fonti di inquinamento che rispondano ai valori limite dettati dalle nostre norme. Ovviamente lo scopo per noi è quello di avviare i ragazzi al riconoscimento delle caratteristiche peculiari delle diverse matrici ambientali marine e alle corrette modalità di campionamento e conservazione del campione. E infine li porteremo a utilizzare i laboratori per avere delle nozioni di base sulle analisi di acqua, sedimento e biota. Il programma prevede sia delle lezioni frontali sia delle lezioni pratiche in laboratorio. Nelle lezioni frontali affronteremo, diciamo, non solo il discorso sulle matrici ambientali marine e sugli analiti, ma anche sul come pianificare e condurre correttamente un campionamento. Ovviamente verranno presentati tutti i laboratori coinvolti dell'area chimica. Dopodiché, per praticità, gli studenti verranno suddivisi in gruppi da 4-5 in modo tale da farli partecipare più direttamente alle attività. È più semplice la gestione di piccoli gruppi che tutti quanti insieme, e in modo tale che potranno preparare sia l'attrezzatura del campionamento, ma dopo potranno seguire la fase analitica dal pretrattamento alla restituzione del dato una volta discusso ed elaborato. Durante il campionamento verranno utilizzati gli strumenti adeguati per le singole matrici ambientali, come la bottiglia Niskin per l'acqua, la benna, i setacci ed elettrodi mirati al campionamento del sedimento. Dopodiché il sedimento verrà raccolto e catalogato e portato in laboratorio. Una volta in laboratorio, ogni gruppo a rotazione seguirà le varie sessioni analitiche che verranno scelte per poter determinare differenti parametri e seguiranno poi la restituzione anche del dato. Una volta completato il progetto, ci aspettiamo che i ragazzi abbiano acquisito delle nozioni di base, una panoramica generale sulle principali
matrici ambientali da analizzare, sul campionamento e la scelta dell'area di indagine, sui metodi di conservazione e preadattamento dei campioni e le principali tecniche analitiche per determinare i vari le tecniche analitiche e alla fine si elaboreranno i risultati. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie Isabel, velocissima, infatti sto guardando, diciamo, l'orario e gli interventi che erano previsti e siamo in anticipo, quindi avremo una pausa più lunga per prendere eventualmente qualcosa al bar o comunque per prendere una boccata d'aria. Allora, a questo punto c'è il cambio di cui vi parlavo prima, ovvero adesso ci sarà la presentazione del progetto Il suolo, una risorsa da tutelare, a cura di Mariangela Soraci e Michele Munafò dell'area per il monitoraggio e l'analisi integrata dell'uso del suolo e delle trasformazioni territoriali e di processi di desertificazione. C'è un attimo di pausa perché il relatore sta arrivando, sì, perché per l'appunto siamo 15 minuti in anticipo e il suo intervento era previsto alle 11 in sostituzione del percorso elettrosmog. Comunque sta arrivando, mi dicono. Nel frattempo, insomma, tengo a sottolineare, come avete visto, che i progetti hanno tutti una in previsione un'attività assolutamente pratica che andrete tutti a svolgere, ciascuno nell'ambito del proprio progetto, ovviamente accompagnati dai nostri tutor. Allora, inizia Mariangela Soraci nel presentare il progetto Il suolo, una risorsa da tutelare. Allora, grazie. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Mariangela Soraci e sono la tutor per ISPRA. E il nostro liceo sarà il liceo scientifico Peano e la tutor Emanuela Mancuso. E niente, il nostro progetto si chiama Il suolo, una risorsa da tutelare. Io lavoro infatti nell'area che si occupa del consumo di suolo e niente, diciamo, vi spiegherò brevemente quello che sarà un pochino il progetto che andremo a fare con i ragazzi e che si terrà, diciamo, nei prossimi mesi, quindi febbraio, marzo e più o meno aprile, insomma, forse non tutto il mese. Innanzitutto andremo a analizzare cosa si intende per suolo e quali sono le cause che determinano il degrado del suolo, perché come sapete noi pensiamo che, camminiamo, abbiamo la nostra bella casa, eccetera, però tutto questo si trova sul suolo e il suolo è una risorsa e come tale si degrada e si consuma. Quindi è importante vedere conoscere il valore della risorsa suolo e gli strumenti e le strategie per proteggerlo e utilizzarlo in modo consapevole. Vi spiegherò poi adesso brevemente qual è la struttura del progetto. Ci sarà una descrizione della problematica del consumo di suolo. Andremo ad analizzare alcuni casi studio nella città di Roma, alcuni siti degradati, alcuni siti che, diciamo, in cui è stato costruito. Quindi andremo a vedere quello che c'era prima, andremo a studiare la storia di quello che c'era prima e di quello che invece oggi vediamo. Magari possiamo vedere un grattacielo, magari possiamo vedere un centro commerciale. E quindi utilizzeremo degli apparecchi fotografici, proprio per rappresentare questi cambiamenti e per costituire un archivio fotografico.
e utilizzeremo dei software specifici per andare a vedere quello che c'era prima. Come si fa a vedere quello che c'era prima? Ad esempio potremmo utilizzare dei programmi come Google Earth. Gli studenti quindi avranno l'opportunità, lavorando in team, di conoscere un po' il significato e quello che è appunto la crosta terrestre e di vedere un pochino anche quali sono le precauzioni e tutte quelle che sono le azioni per proteggere e utilizzare in modo efficiente il suolo. Adesso do la parola all'ingegnere Michele Munafò, che è responsabile dell'area appunto Geodes, che sarebbe appunto consumo di suolo, dove io attualmente lavoro, e che vi illustrerà alcune slide proprio sul consumo di suolo. Buongiorno a tutti, grazie Mariangela, grazie Elvira. La domanda che ci facciamo all'inizio: che cos'è il consumo di suolo? Mariangela in parte l'ha detto, il consumo di suolo è una perdita di suolo, considerando il suolo come una risorsa ambientale, una risorsa naturale fondamentalmente non rinnovabile. Voi pensate che per ricostituire dal punto di vista naturale 10 cm di suolo, cioè questo spessore di suolo, ci possono volere 2000 anni. Mediamente ci vogliono 2000 anni. Quindi pensate il danno che si fa quando questo suolo viene perso. E questo suolo viene perso per varie ragioni. Quella più significativa, sono andato troppo avanti, in Italia è sicuramente quando questo suolo viene coperto da materiali artificiali, ad esempio per la realizzazione di infrastrutture, di edifici. In questo caso il suolo perde qualsiasi funzione. Il suolo è un elemento vivo, un elemento vivo che contiene materia organica, elementi minerali, vegetali, contiene la vita, che di fatto viene distrutta. E il suolo perde tutte le sue funzioni in questo caso. Oggi noi abbiamo in Italia circa 23.000 km quadrati che sono direttamente coperti da questi materiali artificiali, cemento, asfalto. E questa situazione si concentra, questo consumo di suolo si concentra in particolare in alcune aree, che sono quelle che vedete in rosso nella mappa, cioè sono le aree di pianura, sono i fondivalle, sono le coste, sono le principali aree metropolitane, principali città. In queste aree noi abbiamo delle percentuali di consumo di suolo che arrivano a toccare tranquillamente anche il 50-60% del suolo che è direttamente artificializzato, e quindi perdendo completamente le funzioni del suolo. Vabbè. Sto mouse è un po' difettoso. Sì, facciamo così. Via. Il 7,65% che abbiamo visto in Italia potrebbe sembrare un numero relativamente basso. Abbiamo già visto che in realtà il problema è che si concentra in alcune aree del paese. L'Italia, per un terzo del proprio territorio, è fatto di montagna. E ovviamente le montagne erano quelle aree più in verde che abbiamo visto nella mappa precedente. Ma l'Italia è anche un territorio molto fragile, un territorio dove ci sono fenomeni di dissesto, l'area a pericolosità idraulica del territorio è elevatissima. Abbiamo molte aree a pericolosità da frane, a pericolosità sismica. Nonostante questo territorio così fragile, abbiamo visto nel grafico un secondo fa, questo 7,65% del territorio è un dato molto più alto del resto di gran parte del resto dei paesi d'Europa, quasi il doppio della media europea, con una situazione che quindi va tenuta sotto controllo, va monitorata. Il nostro ruolo come ISPRA, come Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è proprio quello di assicurare il monitoraggio di questo fenomeno, come degli altri fenomeni che degradano e fanno perdere le funzionalità a questa risorsa. E oggi questo monitoraggio viene fondamentalmente fatto attraverso telerilevamento, cioè l'utilizzo di informazioni satellitari acquisite di fatto in continuo della superficie terrestre da una serie di satelliti che girano intorno al nostro pianeta. Oggi ci sono moltissimi satelliti che forniscono informazioni di alta qualità, con un'alta risoluzione geometrica, un'alta risoluzione temporale, cioè passano sullo stesso luogo molto frequentemente.
Noi fondamentalmente usiamo satelliti europei della, della costellazione chiamata delle Sentinelle, che è una, un'iniziativa della Commissione, dell'Unione Europea recente, relativamente recente, e che permette di avere un quadro completo di tutto il territorio mondiale ogni 5 giorni. Questi dati ci permettono di seguire l'andamento nel corso del tempo di questo fenomeno e di, attraverso una serie di strumenti di acquisizione dei dati, di elaborazione, di analisi e di modelli, ci permettono di, ad esempio, valutare quelle che sono le percentuali che abbiamo visto prima, ma anche le conseguenze del consumo di suolo. Perché le conseguenze? Perché quando noi perdiamo la risorsa suolo, non perdiamo soltanto la risorsa, che di per sé è una cosa grave, perché è una risorsa, abbiamo detto, non rinnovabile, limitata, quando l'abbiamo finita, è finita. Ok? Questo è il suolo, non è una risorsa rinnovabile che noi possiamo consumarla e quella si rigenera. Abbiamo visto che si rigenera con estrema lentezza. Ma oltre a perdere la risorsa ambientale, noi abbiamo anche delle conseguenze di questa perdita, perché quando perdiamo la risorsa perdiamo anche le sue funzioni. E che cosa garantisce questa... quali funzioni garantisce questa risorsa? Ad esempio, garantisce la capacità di regolare il flusso delle acque. Il suolo è una spugna che, quando è naturale, assorbe l'acqua, la trattiene e la rilascia lentamente. Quando questo suolo viene coperto d'asfalto, ad esempio, viene impermeabilizzato, quest'acqua non viene più trattenuta dal suolo e scorre in superficie con velocità crescenti, con quantità crescenti, aumentando i fenomeni di dissesto, aumentando la pericolosità idraulica, aumentando anche i costi di tutto questo. Ma il suolo contiene anche una grande quantità di carbonio. Pensate che nel suolo è stimata una quantità di carbonio pari a 3 volte quella che c'è in atmosfera. Quando noi copriamo il suolo, questa capacità di trattenere e di stoccare il carbonio viene persa e questo carbonio viene di fatto rilasciato in atmosfera. Se noi convertiamo questo carbonio in tonnellate di CO2 equivalente o in tonnellate di carbonio perse a causa del consumo di suolo, vediamo che soltanto negli ultimi 5 anni nel nostro paese abbiamo perso 1,5 tonnellate di carbonio contenuto nel suolo. Per capirci, è come se nel nostro paese circolassero 1 milionata di auto in più ogni anno, emettendo la stessa quantità di CO2, questo è l'equivalente di quello che abbiamo fatto in termini di perdita di carbonio. Ma c'è anche un'altra conseguenza che tutti noi viviamo sulla nostra pelle nei mesi estivi. Le città sono sempre più calde delle campagne, no? Questa è una considerazione banale che facciamo tutti e questo dipende dall'assenza di suolo naturale, di suolo vegetato all'interno del tessuto urbano. Dove il suolo è artificializzato aumenta la temperatura. Il suolo non naturale non è in grado di mitigare l'effetto dell'aumento della temperatura e quindi surriscalda le aree urbane. E questo, oltre ad avere delle ripercussioni in termini sanitari, insomma la gente sta male e muore per problemi di elevato calore, ha anche dei costi, delle conseguenze in termini economici, perché noi siamo costretti a utilizzare strumenti di raffrescamento molto energivori. E poi ovviamente se non c'è il suolo noi non mangiamo, perché quello che noi troviamo nel piatto la sera quando torniamo a casa dipende dal suolo. Se noi abbiamo suolo abbiamo la capacità di produrre cibo, se non abbiamo suolo questa capacità la perdiamo. Ogni anno nel nostro paese una quantità equivalente a quella che potrebbe nutrire 50.000 persone viene persa a causa del consumo di suolo. Questo è tutto quello che succede continuamente e noi abbiamo anche provato a fare una stima economica di questi costi del consumo di suolo. Ogni anno noi, a causa delle conseguenze del consumo di suolo, da quando abbiamo iniziato a fare il monitoraggio, cioè dal 2012 ad oggi, al 2017, l'ultimo anno disponibile, stiamo aggiornando adesso quelli del 2018, abbiamo perso 2 miliardi di euro l'anno, che indirettamente tutti noi ci troviamo a pagare, come se fosse una tassa che ogni anno sulla nostra testa ci viene richiesta continuamente da quello che il suolo naturale non è più in grado di fornire e che deve essere sostituito attraverso altro. Ad esempio, se il suolo non è più in grado di trattenere l'acqua, noi dobbiamo creare degli impianti di trattenimento dell'acqua e quello ha un costo e così via. Quindi questo è un po' quello che è il nostro lavoro e nel cui ambito alcuni di voi si troveranno a lavorare, soprattutto per capire come noi facciamo questo monitoraggio, per supportarci nella parte di monitoraggio e per capire poi
come aumentare la consapevolezza di tutti noi in questo fenomeno che spesso è sottovalutato. Se avete fatto caso al titolo del volume della Commissione Europea che ho fatto vedere nell'immagine, quello che la stessa Commissione Europea dice è che questi sono costi nascosti, cioè noi non li consideriamo, non li conosciamo, li trascuriamo, e invece sono dei costi reali che tutti noi ci troviamo a pagare, e quindi è importantissimo conoscere ed aumentare la consapevolezza su questo fenomeno. Grazie. Bentornati, io riprenderei l'esposizione degli ultimi progetti di alternanza. Allora, riprendiamo con la dottoressa Luisa Vaccaro dell'area per la valutazione, la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento ambientale derivante da agenti fisici, che ci presenterà il progetto Elettrosmog, misurare e valutare i campi elettromagnetici da stazione radiobase per la telefonia cellulare. Gli studenti che saranno coinvolti e accompagnati in questo progetto sono due: l'Istituto Innocenzo XII, dove siete? Lì? E l'Istituto Morgagni. Perfetto. Allora, lascio la parola alla dottoressa Vaccaro. Okay. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi vi illustrerò un po' quello che faremo in queste lezioni. Più che lezioni le chiamerei esperienze, perché l'anno scorso sono state veramente utili sia per i ragazzi, come poi hanno riferito nei vari questionari, sia per noi, perché c'è stato uno scambio che sinceramente anche all'interno di quest'ente è difficile oramai vedere facce giovani, e quindi anche a noi ha fatto piacere avere ragazzi che potessero un parte. No, abbiamo un attimo un problema tecnico. Come mai? Se fosse risolto, invece non prende il mouse. Va bene, che allora un attimo solo. Un momento. Va bene, comunque l'esperienza dell'anno scorso è stata molto positiva, sia per noi sia per i ragazzi. E abbiamo fatto esperienza sul campo facendo delle misure su queste fantomatiche stazioni radiobase, che penso forse vi siate, almeno voi che parteciperete al corso, documentati su che cosa sono. E sono le stazioni che servono per fare, per effettuare. Ragazzi, nessuno sente. Un po' di attenzione. Grazie. Allora, cosa sono le stazioni radiobase? Sono quelle antenne che vedete in giro per la città e non solo, sui palazzi o anche non sui palazzi, e che servono per sono dei ripetitori della telefonia cellulare e non solo, anche radiotelevisivi. E in questo caso si parla di stazioni radiobase per la telefonia cellulare, e faremo proprio delle misure durante questo corso su queste antenne. E in particolare su qualcuna che sta qui nelle vicinanze. E da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che spesso ci sentiamo chiedere: ma sarà pericolosa quell'antenna che sta sul nostro tetto? Vedete queste immagini, no? E in realtà a monte delle installazioni di queste SRB c'è un vaglio da parte delle ARPA, che sono le agenzie regionali per la protezione ambiente, di tutte le caratteristiche tecniche che il gestore, quindi può essere Vodafone, TIM, Wind e altri che si sono affacciati ora sul mercato,
e quindi tutte le caratteristiche tecniche degli impianti che vogliono installare. Questo vaglio si fa con la documentazione, con della modellistica, quindi si inseriscono i dati dentro modelli e si fanno delle simulazioni. E quindi tutto ciò che è installato in giro è sicuramente diciamo non pericoloso. In più, se ci fate caso, spesso queste antenne, queste stazioni radiobase che sono sui tetti sono ingombranti da un punto di vista diciamo estetico, paesaggistico, quindi incutono timore, la loro altezza è superiore quasi sempre a tutti gli edifici che sono intorno, proprio perché in questo modo i lobby di radiazione di questa antenna non vanno a impattare altre abitazioni. Le onde elettromagnetiche artificiali quindi non hanno un impatto solo ambientale, ma hanno un impatto sociale, soprattutto diciamo da 20 anni a questa parte, una ventina di anni fa, ci sono stati diversi allarmi, diversi comitati di cittadini, no elettrosmog. Ora diciamo la situazione è un po' diversa perché, come sappiamo tutti quanti, non possiamo fare a meno dei cellulari e di tutta la tecnologia che è intorno ad essi, quindi delle connessioni, essere connesso in ogni momento. Noi ultimamente abbiamo fatto delle misure su dei treni per valutare, non direttamente questo, ma degli apparati diciamo di amplificazione del segnale all'interno delle carrozze dei treni, quindi train repeater, wifi, eccetera, e ci siamo resi conto che andavamo in giro con questa sonda per fare le misure e le persone erano completamente diciamo indifferenti quasi a questa cosa, quasi a dire che non temevano diciamo di essere immersi più o meno in questi. La verità è che invece, questo a margine di questo lavoro, voi ragazzi soprattutto dovreste stare attenti a un uso responsabile del cellulare invece, perché su tutti i manuali che nessuno legge c'è scritto che bisogna stare a almeno un centimetro e mezzo dal corpo, dall'orecchio diciamo, in particolare dalla testa, e questo penso che nessuno lo faccia quando parla, quindi uso di auricolari, uso di viva voce, non tenerlo vicino al comodino quando si dorme, perché tanto messaggi WhatsApp non li leggete mentre dormite, spero, e cose del genere, levare la connessione dati. Io ho un figlio di 12 anni, gli dico: quando vai a giocare ai giochetti metti modalità aereo. Forse sono l'unica mamma al mondo, però ditelo, insomma. Vabbè, questo a margine. Quindi forse l'uso del cellulare, che è poi una sorgente così vicina al corpo, sarebbe da regolamentare meglio, e tutto quello invece che sta a monte, stazioni radiobase, così sì, sono ingombranti, all'epoca hanno fatto molto rumore e scalpore, ora diciamo comunque il tutto è estremamente controllato, le autorizzazioni che si danno sono molto rigide, per cui diciamo normalmente non ci sono problemi. Vabbè, questo diciamo in generale è il discorso delle onde elettromagnetiche, dello spettro elettromagnetico, per farvi capire diciamo tutte le applicazioni, tutte le cose che abbiamo intorno e che in realtà sono campo elettromagnetico, a partire dalla televisione, gli elettrodomestici, le onde radio, insomma quello che abbiamo detto. E noi come sezione radiazioni non ionizzanti all'interno dell'area agenti fisici ci occupiamo dello spettro elettromagnetico che va da 0 a 300 GHz come diciamo parte di onde di basse frequenze e alte frequenze, e poi anche di UV, di radiazioni ultraviolette. E
quello che faremo in questo corso è anche un'introduzione proprio al campo elettromagnetico, perché è questa cosa intangibile che non si vede, non è una, diciamo, le sorgenti di campo magnetico generano forze che non sono le forze meccaniche, non è termodinamica, non è qualcosa che sta nell'aria ma non si vede e non se ne percepisce immediatamente la presenza. Quindi faremo degli esperimenti anche, diciamo, basilari, perché spesso abbiamo visto, mi pare che siete due quarte, insomma tre, comunque tutti di quarta, non c'è nessuno di quinta. Ah, allora forse voi farete nel programma, diciamo, scolastico, già avete introdotto delle cose, però è sempre bene fare degli esperimenti in più, magari voi mi dite questo l'ho già visto, facciamo qualcosa di interattivo per introdurre, diciamo, la materia in generale, gli aspetti teorici. E per quanto riguarda la stazione radiobase in particolare, vediamo come sono fatte. E vedete che c'è un'antenna, poi ci sono, le antenne sono sia trasmittenti che riceventi, e alla base troviamo uno shelter che contiene gli apparati elettrici e l'impianto di condizionamento. Le tipologie possono essere di due tipi, e sono rowland, cioè con fondazioni sul terreno, e questi si trovano quasi sempre fuori dal centro urbano per la cosa che abbiamo detto prima. Cioè si tende a mettere questi apparati sui tetti dei palazzi più alti, quindi se io al centro qui all'Eur lo metto con fondazioni sul terreno, i palazzi saranno più alti dell'antenna. Quindi qui no, lo metto sul palazzo, e invece in aperta campagna lo posso mettere anche così. E quindi queste due configurazioni, diciamo. Ecco, che si vedono qua. E poi qui ci sono dei mascheramenti, diciamo, di queste antenne, che spesso nel passato hanno fatto pensare, dice, ecco, le hanno mascherati perché in fondo fanno male. No, non è così, è un discorso anche paesaggistico e di impatto, diciamo, visivo, che non sono belli da vedere, quindi questi sono esempi, diciamo, di convivenza col territorio un po' più, ecco. Qui diciamo ci sono le motivazioni per le quali abbiamo scelto di parlare di stazioni radiobase. Abbiamo detto impatto sociale, forte pressione sociale. Ultimamente, tra l'altro, questa cosa che vi dicevo dei cellulari, che è indiretta, perché le stazioni radiobase, abbiamo detto, sono le antenne che permettono la trasmissione cellulare, però il TAR del Lazio ha chiesto ai ministeri dell'ambiente, della salute e della ricerca scientifica, al MIUR, di fare una campagna informativa proprio sull'uso responsabile del cellulare, quello che dicevamo prima. È una notizia recente, infatti siamo coinvolti in questa cosa. Quindi, diciamo, è importante, e è importante anche perché probabilmente noi viviamo ormai immersi in questi campi elettromagnetici, in questo paesaggio urbano. Io l'anno scorso, quando si parlava delle varie sorgenti di campo elettromagnetico, a dei ragazzi ho detto: sapete cosa sono gli elettrodotti? Nessuno quasi lo sapeva. Voi lo sapete? No. E sono i tralicci, praticamente, dell'alta tensione, si chiamano elettrodotti. E queste stazioni così radiobase, dice, ma sapete a cosa servono? Oramai viviamo in questo paesaggio modificato e non sappiamo nemmeno che cosa è. Quindi, diciamo, è un modo di cercare di interpretare il mondo in maniera più precisa, ecco. E vabbè, noi chi siamo? Ve l'ho già detto. E diciamo interagiamo con il Ministero dell'Ambiente sempre, con gli enti locali, con i gestori, ma soprattutto oramai come ISPRA siamo parte dell'SNPA,
quindi del Sistema Nazionale Protezione Ambiente, che vede l'ISPRA e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e, collaborare e proprio essere un tutt'uno per fornire servizi al cittadino e di vario genere e diciamo tutto il sistema di protezione ambientale che serve al paese. E vabbè, non vi tedio su quello che facciamo perché ve l'ho detto già. Allora vi dico come è articolato il corso: sono 4 lezioni. All'inizio appunto facciamo un'introduzione ai campi elettromagnetici e agli aspetti tecnici delle SRB e facciamo un po' di esperimenti anche. Poi parliamo di normativa nella seconda lezione, nella terza faremo le misure, quindi andiamo fuori. Siamo 3 e 3, quindi siamo tutti con la mia macchina. E poi la quarta lezione faremo l'analisi delle misure e introdurremo anche diciamo brevemente dei concetti relativi alla simulazione dei campi elettromagnetici, quindi facendo vedere un software di simulazione per il calcolo dei campi elettromagnetici. E questi software funzionano appunto, come vi ho detto prima, mettendo quelle caratteristiche radioelettriche degli impianti, quindi metteremo le caratteristiche radioelettriche dell'impianto che abbiamo, su cui siamo andati a fare le misure con la sonda e con lo strumento a banda larga e poi verificheremo i risultati della simulazione. Grazie e ci vediamo presto. Allora ringraziamo la collega Luisa Vaccaro e adesso proseguiamo all'ultima presentazione di progetto. Si tratta del Plastic Marine Litter, dalla raccolta alla caratterizzazione chimica mediante isotopi stabili. Si tratta di un progetto la cui tutore Daniela Berto, dell'area per il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato della qualità dell'ecosistema e delle acque marine, che ha sede presso l'ISPRA di Chioggia. Quindi in questo caso dobbiamo fare ancora più attenzione di quanto ne abbiamo fatta prima, perché è una presentazione che la nostra collega dalla sede di Chioggia ha approntato con delle slide accompagnate da un sonoro con il quale descrive appunto queste slide, descrive la propria attività ed il progetto. Le scuole che sono state abbinate a questo percorso formativo sono il Veronese Marconi di Chioggia con 6 studenti ed il Majorana Koner di Mirano con una studentessa. Entrambi, diciamo, gli studenti di queste scuole dovrebbero in questo momento seguirci grazie allo streaming. Allora, do il via alle slide. Buongiorno a tutti. Sono la dottoressa Daniela Berto, lavoro presso la sede ISPRA di Chioggia e vi presento il nostro progetto Alternanza Scuola-Lavoro che riguarda Plastic Marine Litter, dalla raccolta alla caratterizzazione chimica mediante isotopi. Le scuole coinvolte sono 2 licei scientifici, uno di Chioggia e uno di Mirano, per un totale di 7 studenti. Il personale ISPRA coinvolto in questo progetto di alternanza scuola-lavoro lavora presso la sede di Chioggia ed è afferente al Dipartimento Bio, cioè il Dipartimento che si occupa del monitoraggio e la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità. La nostra proposta formativa di 40 ore riguarderà il recupero ed identificazione dei rifiuti solidi marini o plastiche spiaggiate lungo il litorale di Sottomarina e in Laguna di Venezia, lo studio della degradazione in ambiente lagunare delle nuove bioplastiche, che cioè non derivano dal petrolio, bensì da materie prime rinnovabili, quali amido di mais, grano, canna da zucchero, riso, eccetera, ritenute più facilmente degradabili. Per tali biopolimeri, di cui è conosciuto il comportamento in ambiente terrestre, al contrario poco nota la loro degradazione in ambiente marino costiero. Infine, un approfondimento e sensibilizzazione sul crescente problema plastica. Perché parlare di plastica in ambiente marino?
Le materie plastiche sono materiali organici a elevato peso molecolare, costituiti da molecole con una catena molto lunga, dette macromolecole. Possono essere costituite da monomeri o polimeri puri o misti. Dal 1950, dalla scoperta del polipropilene ad opera di Natta, la plastica inizia ad essere utilizzata in modo massivo. Come si vede dal grafico, infatti la produzione è cresciuta in modo esponenziale, soprattutto nei paesi industrializzati. Si stima che nel mondo, solo nel 2016, siano state prodotte 235 milioni di tonnellate di plastica. Studi sui tempi di degradazione delle materie plastiche stimano che la longevità di questi polimeri vari da 100 a 1000 anni. Quindi possiamo assumere che tutta la plastica prodotta dagli anni 50 fino ad oggi sia ancora sul nostro pianeta. La degradazione è infatti assai ridotta da un punto di vista microbico e solo da pochi organismi. La quasi totalità delle plastiche va incontro, pertanto, a un processo chimico-fisico di frammentazione che porta alla formazione di micro e nanoplastiche, che possono essere un problema notevole in campo ambientale in quanto possono essere bioaccumulate lungo la catena alimentare. I rifiuti che vengono persi o abbandonati intenzionalmente nell'entroterra arrivano al mare attraverso diverse vie, che vedete qui rappresentate. Un'errata gestione dei rifiuti urbani, l'azione di dilavamento delle strade, l'attività industriale e i comportamenti sbagliati favoriscono la dispersione nei fiumi dei rifiuti plastici, che arrivano al mare e lì si accumulano. Il 70% dei rifiuti che arrivano in mare sono plastica. Ovviamente anche molte attività marine producono rifiuto plastico, come la pesca, le navi cargo e da crociera, le attività di estrazione. Tutto il materiale plastico così disperso si accumula principalmente sui fondali marini, 70%, sulle spiagge, 20%, sulla superficie del mare e all'interno degli organismi sotto forma di microplastiche. Queste immagini mostrano gli effetti dell'inquinamento da plastica che purtroppo spesso coinvolgono anche specie protette. Gli effetti possono verificarsi per ingestione, famosi sono i casi di tartarughe marine e cetacei trovati morti con sacchetti di plastica nello stomaco, ghost fishing, che si verifica quando le reti disperse continuano a pescare nei fondali, o per intrappolamento, quando materiale plastico di grandi dimensioni, quali ad esempio attrezzi da pesca ma non solo, interagisce con gli organismi marini impedendo loro funzioni vitali quali il nuoto e la respirazione. Importanti, anche se poco conosciuti, sono gli effetti socio-economici legati alle attività umane, tra cui quello sul turismo e sulle attività di pesca. Per ridurre l'impatto sull'ambiente marino dei rifiuti plastici, la prima azione da intraprendere è sicuramente una migliore gestione dei rifiuti. Altre azioni che ad oggi vengono attuate sono campagne di pulizia e o sensibilizzazione sulle spiagge, pulizia dei fondali ad opera di sommozzatori volontari e infine un'ulteriore azione molto efficace per la pulizia dei fondali è il fishing for litter, che prevede la collaborazione dei pescatori affinché riportino a terra i rifiuti plastici pescati durante la loro attività, conferendoli in appositi siti. In questa slide si vede il programma delle attività previste nel nostro progetto formativo, che ora vi presenterò nel dettaglio. Le nostre attività cominceranno con una presentazione alle classi coinvolte sulla problematica Marine Litter e la presentazione dei diversi progetti promossi da ISPRA inerenti alla plastica. Come ad esempio i progetti europei The Fish Year e ML Repair, che hanno coinvolto i pescatori della marineria di Chioggia. Fin dal 2013 i pescatori hanno iniziato a raccogliere i rifiuti dal mare
e conferirli a terra in un apposito contenitore posizionato al mercato ittico di Chioggia, disposto dal Comune e dal Consorzio di Smaltimento Veritas. L'attività degli studenti continuerà con la ricerca bibliografica volta a ampliare la conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche delle materie plastiche e delle loro molteplici applicazioni, indagare la problematica della plastica con particolare attenzione a marine litter, approfondire lo studio dei nuovi materiali alternativi, bioplastiche, sensibilizzare gli studenti sul crescente problema dei rifiuti plastici, soprattutto nell'ambiente marino costiero. Il campionamento verrà effettuato in due siti, raccogliendo le plastiche spiaggiate sia lungo il litorale di Sottomarina sia in un'area interna della laguna di Venezia. Le analisi isotopiche del carbone e dell'azoto saranno svolte presso la sede di Chioggia e riguarderanno l'identificazione delle plastiche raccolte nei due siti campionati. Cosa sono gli isotopi? Un isotopo è un atomo di uno stesso elemento chimico, con lo stesso numero atomico, ma differente numero di massa. Quindi due isotopi avranno lo stesso comportamento chimico, ma comportamenti fisici differenti. In natura sono conosciuti circa 300 isotopi stabili e circa 1200 isotopi radioattivi. Nella slide si mostra una recente pubblicazione sul riconoscimento dei diversi tipi di plastiche, sia di origine petrogenica che naturale. Lo studio di degradazione prevederà l'esposizione in ambiente lagunare di sacchetti di tipo bioplastica e il loro successivo recupero dopo due mesi, con relative analisi isotopiche per la valutazione della loro degradazione. Le finalità del nostro progetto formativo sono approfondimento sulle potenzialità della tecnica isotopica nell'identificare le differenti plastiche sia di origine petrolifera che di origine naturale bioplastiche, lo studio preliminare della degradazione delle bioplastiche in ambiente marino costiero e lagunare, la sensibilizzazione dei ragazzi sul problema marine litter. Grazie per l'attenzione, spero di aver destato la vostra curiosità. Bene, penso di aver che si sia conclusa questa mattinata di presentazione dei progetti in una maniera molto efficace, esaustiva e chiara, perché anche con quest'ultimo progetto è chiaro, diciamo, il nostro obiettivo, cioè coinvolgere voi studenti praticamente sulle attività che quotidianamente i nostri esperti con passione svolgono. A questo punto c'è l'ultimo intervento, ma non per importanza, del nostro responsabile salute e sicurezza, ingegner Fabio Cianflone, il quale ci darà un'informativa sui rischi nei luoghi di lavoro. A questo proposito, all'entrata vi è stata consegnata una cartellina con alcuni documenti all'interno. A questi documenti dovrà aggiungersi un ulteriore documento che è la stampa delle slide che adesso verranno presentate dall'ingegner Cianflone in materia di salute e sicurezza. Credo vi siano state distribuite, quindi vi invito a leggerle e quindi a prendere conoscenza di quanto lì vi è scritto e che adesso vi sarà esposto oralmente dall'ingegner Cianflone, al quale lascio la parola.
Va bene. Tanto le slide ce l'hanno. Sì. A meno che non... adesso le avevo copiate adesso. Sì, ok. Sì. A meno che non è finita, aspetta che vedo se per caso dovesse essere finita. Mi sono perso le slide in sostanza, avete capito? No? E quindi vabbè, seguirò tanto le cose che insomma avevo appena messo sulla chiavetta, erano quelle che avevamo fatto, insomma, che avevo fatto e quindi parleremo un pochino insomma della sicurezza sui luoghi di lavoro. La parte più interessante della giornata, immagino, quindi... No? Allora, guardate... Voi adesso venite a svolgere un'attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro ISPRA e di conseguenza questa attività lavorativa deve essere un'attività lavorativa sicura. Okay? È vero che per quanto vi riguarda voi svolgete principalmente un'attività didattica, però sia l'attività didattica sia poi l'attività che fate in laboratorio oppure in attività in esterno deve svolgersi con la massima sicurezza. Prima di parlare un pochino di che cosa abbiamo fatto per la vostra sicurezza, volevo un pochino inquadrare il problema da un punto di vista anche normativo. Cioè, voi dovreste avere svolto tutti quanti un primo corso, un corso di formazione generale, in cui vi si spiega un pochino come funziona la sicurezza in generale sui luoghi di lavoro. Quindi quali sono le definizioni delle varie figure, di chi sono le responsabilità, qual è i concetti principali di rischio per la salute, rischio per la sicurezza, come si fa la valutazione del rischio, e questo dovrebbe essere già nel vostro bagaglio culturale. E quindi voi dovreste averlo fatto. Ad ogni modo qualcosa eventualmente la ripetiamo in questo momento. Voi come studenti siete considerati a tutti gli effetti dei lavoratori, perché nella definizione, voi sapete che la sicurezza è regolata da un'unica grande legge, che è il decreto legislativo 81 del 2008. Questo decreto porta delle definizioni, in particolare la definizione che ci interessa nel caso vostro è quella di lavoratore, cioè lavoratore che poi è il destinatario di tutte le norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nell'articolo 2 dell'81 si riporta anche la definizione appunto di lavoratore. Nel caso degli studenti, gli studenti sono considerati a tutti gli effetti dei lavoratori, anche quando siete a scuola in effetti, sia quando utilizzate i luoghi di lavoro della scuola, sia quando utilizzate i laboratori, piuttosto che quando utilizzate le attrezzature scolastiche, siete considerati a tutti gli effetti dei lavoratori, così come i lavoratori di qualsiasi altra azienda. A maggior ragione quando venite a studiare e a svolgere questo percorso di alternanza scuola-lavoro, quando venite all'interno dei nostri luoghi di lavoro, quindi dei luoghi di lavoro dell'istituto, dell'ISPRA, nelle sale riunioni, piuttosto che nelle aule, piuttosto che negli uffici, piuttosto che nei laboratori, siete tutti gli effetti dei lavoratori, parificati a dei lavoratori come quelli dell'ISPRA.
e di conseguenza siete destinatari di tutta una serie di obblighi e diritti, diciamo, per la tutela della vostra salute e della vostra sicurezza. C'è una cosa che bisogna aggiungere in più rispetto probabilmente alla formazione che avete fatto voi, che è questa. Qui ci sono due soggetti. Da una parte c'è la scuola, c'è l'istituzione scolastica, e dall'altra parte c'è l'azienda, in questo caso l'istituto, c'è l'ISPRA. Tutti e due, queste due organizzazioni, in questo caso pubbliche, devono provvedere alla salute dei propri lavoratori. Quindi l'istituzione scolastica deve provvedere alla salute dei propri studenti, dei propri professori, dei propri studenti, tutto il personale che lavora in scuola, nella scuola, e dall'altra parte ISPRA deve provvedere a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. In questo caso queste due organizzazioni però svolgono un'attività insieme, no? È un'attività che si svolge in particolare nei luoghi di lavoro dell'ISPRA, però ci sono questi due soggetti, cioè c'è da una parte la scuola e da una parte ISPRA. Ebbene, anche questa cosa va considerata, anche questa commistione, anche questa, come dire, interferenza tra queste due organizzazioni va considerata per tutelare la salute e la sicurezza di tutti, perché quando più soggetti di diverse organizzazioni stanno all'interno di uno stesso spazio e nello stesso tempo, le rispettive attività possono provocare dei rischi che ci si scambiano, dei rischi interferenti. E qui, da qui quindi potete immaginare che la problematica legata al vostro percorso è quella legata ai rischi che voi potete correre quando svolgete l'attività, quando svolgete questo percorso, quindi le attività legate a questo percorso. Avete visto che in alcuni dei vostri progetti c'è semplicemente attività didattica, in altri ci sono proprio attività invece sul campo. Abbiamo appena visto nell'ultima presentazione, ma nelle ultime due ho visto, che le stavo ascoltando prima, ho visto che sarete portati all'esterno a fare delle misure, a utilizzare degli strumenti. Sarete portati anche nei laboratori, laboratori di analisi, laboratori chimici o biologici, in cui andrete a svolgere delle attività. Ebbene, queste attività comportano per definizione dei rischi per la salute e per la sicurezza. Quindi ogni attività lavorativa comporterà dei rischi, perché utilizziamo che cosa? O attrezzature pericolose, strumenti, attrezzature che comunque comportano dei rischi, oppure delle sostanze pericolose, oppure l'attività stessa di per sé è pericolosa. Faccio un esempio: se devo fare una misura su un'antenna e devo salire su un tetto, c'è la possibilità che cado giù se non ho le adeguate protezioni. Quindi o l'attività, o la sostanza che utilizzo, o l'attrezzatura che utilizzo può comportare dei rischi per me o per i colleghi che ho vicino. E quindi noi da questo punto di vista abbiamo l'obbligo l'obbligo di legge di fare la valutazione di questi rischi, di individuarli, farne la valutazione e individuare delle misure di prevenzione e protezione per far sì che voi, insomma, stiate tranquilli e continuate a fare le vostre attività in serenità, senza correre dei rischi. Gli obblighi di questa valutazione sono i rispettivi datori di lavoro. Vi ricordate, nel corso generale avreste dovuto sapere che la responsabilità principale sia da parte di qualsiasi organizzazione è del datore di lavoro. Nel caso della scuola il datore di lavoro è, nella maggior parte dei casi, il dirigente scolastico, il preside, per capirci. Nel caso dell'ISP il datore di lavoro invece è il nostro direttore generale, Alessandro Bratti. Questa valutazione dei rischi interferenza deve essere fatta in tandem, cioè deve essere fatta da entrambi. Da una parte ci deve essere l'istituzione scolastica, quindi c'è una collaborazione fra i rispettivi servizi di prevenzione e protezione per fare la valutazione dei rischi e quindi attenuare, diciamo, individuare poi quelle che sono le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cosa abbiamo fatto in ISPRA? Abbiamo visto i vostri progetti, letto la documentazione inerente ai vostri progetti e sulla base delle attività lavorative che abbiamo visto che svolgerete, quindi quando è lezione, quando è attività didattica, quando è attività di laboratorio, piuttosto che attività in esterno, abbiamo visto quali
potenziali rischi si potrebbero celare, si potrebbero verificare dietro l'utilizzo di queste attrezzature o di queste attività. In ISPRA, diciamolo subito, e tutta questa valutazione confluisce all'interno di un documento che si chiama documento di valutazione dei rischi. In questo caso, nel nostro caso, è firmato dal mio direttore generale, datore di lavoro, da me come RSPP, dai nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e lì, in questo documento, c'è l'identificazione dei rischi, la valutazione e poi tutte le misure di prevenzione e protezione per far sì che questi rischi siano quantomeno ridotti al minimo possibile. Quindi per ciascun progetto abbiamo fatto un documento di valutazione dei rischi, è tuttora in redazione e dovremo sarà pronto non appena, cioè prima dell'inizio del vostro percorso. All'interno, diciamo, per farvi capire un pochino quali sono i rischi che abbiamo visto in questa analisi e valutazione, ISPRA, avete visto, è fatto da questi due edifici, dal Brancati 48 e Brancati 60, sono due edifici in cui ci sono prevalentemente uffici. Uffici, sale riunioni, sale come questa, la mensa e altri spazi. Voi starete prevalentemente in aule, come questa, probabilmente, visto il numero, starete, diciamo, negli uffici. Qui non ci sono grossi rischi particolari per voi durante le attività, proprio legati alla specifica attività. Però vi daremo, e nel documento le abbiamo riportate, quali sono le eventuali misure, le procedure di emergenza in caso succeda qualche cosa. Una scossa di terremoto, piuttosto che un principio di incendio, eccetera. Siccome sono degli edifici che comunque contengono un grande numero di attrezzature, impianti di qualsiasi tipo, eccetera, è possibile, no? Perché il rischio, vi ricordate, non so se ricordate, è un fatto probabilistico, quindi per quanto noi ci ingegniamo e facciamo e individuiamo misure di prevenzione e protezione, facciamo che tutto è a norma, però dobbiamo sempre prevedere che ci sia una certa probabilità che poi qualche cosa accada. Così come per esempio ci dobbiamo aspettare comunque che ci possa essere la remota possibilità che ci si verifichi un incendio. E quindi dobbiamo anche attrezzarci per far sì che ridurre le conseguenze di questo incendio. Una delle cose che facciamo è quello che immagino farete anche nelle vostre scuole, nelle vostre aule, è quella di istituire, redigere un piano di emergenza in cui c'è scritto che cosa dobbiamo fare in caso succede qualche cosa, okay? In caso di un malore, in caso di un terremoto, in caso di un principio di incendio, cioè come comportarsi, come mettersi in salvo, come ridurre al minimo le misure, cioè le conseguenze dell'accaduto, dell'evento. In questo caso questo edificio è dotato di una squadra di emergenza. No? Sono degli addetti, dei dipendenti che svolgono anche questo ruolo, sono addetti all'antincendio e primo soccorso, sono stati formati e preparati per intervenire in queste situazioni, per cui in caso di emergenza noi sappiamo come intervenire, abbiamo una procedura per condurre tutto il personale al famoso punto di raccolta, cioè far evacuare l'edificio e portarlo al punto di raccolta e lì fare le operazioni che servono, con chiamare i vigili del fuoco e intervenire sull'incendio o sull'altra emergenza e così via. Da parte vostra, e questo lo scriviamo nei documenti, c'è, diciamo, un certo comportamento da tenere, cioè quello di adeguarvi a questo tipo di procedure. Che cosa fare, come andare fino al punto di raccolta, come comportarsi durante l'esodo e tutte le altre, cioè le norme comportamentali da tenere in questa fase di emergenza. Questo vale non solo per queste sedi, ma vale anche per tutte le sedi dell'ISPA, compresi anche i laboratori. Nel caso dei laboratori, oltre alle procedure di emergenza che poi vi saranno ribadite, specie quando venite in gruppi numerosi, vi saranno ribadite lì, magari prima di cominciare l'attività, dalla squadra di emergenza o da un coordinatore della squadra che vi ribadisce un pochino questi concetti e non solo, più che ribadirvi i concetti, vi dirà come è organizzata quella sede e come comportarsi in caso di, dove andare, perché ogni sede ha i suoi percorsi, ha il suo punto di raccolta, ha le sue procedure. D'accordo. Vi dicevo, nei laboratori chiaramente ci sono dei rischi aggiuntivi, cioè i laboratori sono considerati, diciamo, non sono così
tranquilli come gli uffici, come i palazzi, ma come questi due palazzi. Hanno sono considerati luoghi a maggior rischio. A maggior rischio perché all'interno di questi luoghi di lavoro ci sono degli agenti chimici e fisici e delle attrezzature particolari che comportano, proprio per la loro complessità e per la loro particolarità, comportano dei rischi che bisogna considerare. Nei laboratori trovate attrezzature. Attrezzature di qualsiasi tipo, trovate cappe di aspirazione, trovate utensili, forni, stufe, gas cromatografi e quant'altro. Ci sono tutta una serie di attrezzature che comportano comunque dei rischi. Ovviamente noi ci siamo organizzati, i tutor sono stati allertati su questo. Ah, vi dicevo, ecco, apro e chiudo una parentesi. L'organizzazione diciamo per la vostra sicurezza è questa: c'è un tutor della scuola che vi seguirà e noi abbiamo un tutor interno aziendale che in tutte le attività che fate sarà accanto a voi, insomma, in questa attività. Vi dicevo, nei laboratori, essendo dei luoghi a maggior rischio, è necessario che ci sia un pochino più di accortezza. Da parte nostra abbiamo fatto in modo che tutte le attrezzature pericolose, nonché anche le sostanze, gli agenti chimici particolarmente pericolosi e tossici, siano stati, insomma, in qualche modo messi in sicurezza, cioè al di fuori della vostra portata, chiusi in appositi armadi, in modo tale che non ci sia la possibilità di esporvi a nessun tipo di questo agente, di questi agenti, ok? E comunque, anche se dovesse essere necessario utilizzarne qualcuno, saranno i dipendenti ISPRA che vi mostreranno come si utilizza, e voi non sarete assolutamente esposti, per cui dovete essere tranquilli sia voi da questo punto di vista, che le vostre famiglie, che i vostri insegnanti. Cioè, i laboratori, prima che voi accediate, saranno messi in sicurezza, tra virgolette, nel senso che saranno segregate, chiuse a chiave, spostate, insomma, le sostanze, gli agenti chimici pericolosi e tutte le attrezzature che non servono, diciamo, all'attività didattica che dovete fare, o all'esperienza di laboratorio che dovrete fare in quella sessione. L'ISPRA ovviamente ha una sua organizzazione ben precisa, ha un servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, sono tutte figure individuate. Dal punto di vista degli adempimenti specifici, per quanto riguarda l'assicurazione, loro sono assicurati direttamente dalla scuola, no? Quindi anche se nella malaugurata ipotesi in cui dovreste avere un infortunio durante questa attività, cioè, va chiarito che questo sarebbe a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro, per cui va in ogni caso, diciamo, siete protetti anche da un'assicurazione, insomma, da una polizza assicurativa, in questo caso da parte della scuola. Non ci sono rischi per cui è necessaria una sorveglianza sanitaria in questo caso, perché tutti i rischi che abbiamo visto, insomma, connessi al percorso di alternanza scuola-lavoro, non sono rischi per cui c'è l'obbligo di svolgere attività di sorveglianza sanitaria, per cui almeno per questa attività non avete bisogno di avere una specifica visita medica da parte del nostro medico competente. L'altra cosa, ci sono alcuni progetti, ho visto alcuni percorsi in cui queste attività prevedono anche l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Dispositivi di protezione individuale sono, per capirci, mascherine, guanti, camici, caschi, eccetera, no? Dispositivi di protezione individuale, cioè tutto ciò che è destinato a essere indossato e a proteggerci da un eventuale rischio. Questi rischi, progetto per progetto, credo ci sia una... No, credo, c'è un'individuazione specifica di quelli che servono in determinate occasioni, e lì vi saranno comunque dati e forniti. In particolare li avrete quando entrate nei laboratori: guanti, mascherine, camici, eccetera. In alcuni casi sì, e poi dipende dal progetto. In alcuni casi, perché diciamo, in alcuni casi sono forniti dalla scuola, in alcuni casi sono forniti dall'azienda, probabilmente dove si va. In altri casi sono forniti direttamente da ISPRA, dai laboratori. E quella, diciamo, è l'ultima misura, diciamo, che si utilizza per schermarvi, comunque proteggervi, insomma, da eventuali rischi o esposizione ad agenti pericolosi.
Io avrei finito. Se avete domande, dubbi su qualsiasi cosa, sono a disposizione. Altrimenti, insomma, abbiamo finito. Grazie, grazie. Allora, grazie all'ingegner Cianflone, RSPP dell'ISPRA. Con questo intervento direi che abbiamo praticamente spaccato il secondo per quanto riguarda il rispetto del programma. Io chiamerei qui avanti la dottoressa Daniela Antonietti, che con me ha aperto la mattinata, perché così insieme vi salutiamo. Da parte mia spero, insomma, di avervi coinvolto con queste presentazioni, il cui obiettivo era, diciamo, intanto dare a voi contezza del fatto che questo primo gruppo di studenti, perché domani ce ne sarà un altro, di dare contezza a voi del fatto che, insomma, siete in tanti, vi incontrerete anche qui nei nostri uffici e quindi magari vi riconoscerete, vi scambierete le vostre esperienze. Mi auguro che diciamo, riusciate a interagire con i nostri tutor, i quali sono molto molto motivati, perché ci tengo a precisare che spontaneamente si sono proposti per svolgere questo tipo di attività, per cui, diciamo, si tratta di persone assolutamente altamente qualificate, che hanno, diciamo, un grande amore per la propria professione e desiderano molto trasmettere la propria esperienza a voi studenti. Da parte mia quindi mi auguro che la mattinata sia stata proficua e intanto vi saluto, e in ogni caso ci incontreremo nei prossimi giorni quando sarete ospiti di questa sede nei corridoi. Per quanto riguarda i vostri colleghi studenti che ci seguono sia da Chioggia, da Milano, piuttosto che da Lecce, auguro altresì, diciamo, un buon lavoro in compagnia e accompagnati dai nostri tutor. Passo il microfono alla collega Daniela Antonietti, che vi saluta ugualmente. Niente, vi ringrazio per essere stati qui oggi, per aver aderito ai nostri progetti di alternanza scuola-lavoro. E spero che questo sia un percorso di crescita sia per noi come ISPRA che per voi, e sia veramente un arricchimento del vostro percorso formativo. Ringrazio anche gli insegnanti che vi hanno accompagnato e non resta che augurarvi buon lavoro.